Tra poco saranno 7 anni. Era il 24 agosto 2016, quando in piena notte una scossa di magnitudo 6.0 della scala Richter, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumuli e Arquata, devastò il centro Italia, causando la morte di 303 persone e squarciando molti centri abitati, che anche per i mesi successivi dovettero convivere con forti repliche ed un ulteriore carico di paura e dolore. Amatrice divenne la località simbolo di quella devastazione, che ancora oggi segna il paesaggio, complice una ricostruzione che, come spesso accade nel nostro paese, è più lenta delle promesse e delle rassicurazioni. Ma chi vive qui in mezzo ai cantieri e magari non ha ancora una casa agibile, sente anche un forte bisogno di normalità. È il motivo per il quale, pur in emergenza, nelle settimane immediatamente successive al sisma, si cercò di riavviare subito servizi essenziali come la scuola. Ed è in fondo la ragione per la quale da queste parti ogni nuova riapertura, ogni inaugurazione, non è solo un pezzo di paese strappato alle macerie, ma il motivo di festa e di sincera commozione. E poi ci sono luoghi ed edifici dall'alto valore simbolico, come il nuovo centro polifunzionale inaugurato lo scorso 17 giugno. Non c'era mai stato prima. Sarà un luogo di aggregazione per la comunità, ma anche la casa del gruppo comunale della Protezione Civile, la sede del centro operativo comunale, che funzionerà come un quartier generale in caso di emergenza. E poi l'ufficio di direzione del gruppo Alpini, che gestirà l'edificio. La struttura sarà a disposizione delle associazioni operanti sul territorio e nei suoi spazi ospiterà anche i corsi di formazione professionale, eventi pubblici e iniziative per la cittadinanza. Sono molto onorata di essere qui oggi a inaugurare il centro polifunzionale Pio Cretaro, centro che è stato donato da Impredo al comune di Amatrice e che verrà poi gestito dagli Alpini. Ovviamente questo centro sarà un centro che andrà a gestire le eventuali emergenze, sperando con tutto il cuore che di emergenze come quella avvenuta nel 2016 non ci saranno più. Insomma, un nuovo polo pulsante per il territorio, interamente finanziato da Impredo, società benefit che da anni è impegnata a mettere a disposizione della comunità risorse e lavoro per la realizzazione di progetti sociali di pubblico interesse e che è stato dedicato alla memoria di Pio Cretaro, il bambino più buono d'Italia, scomparso prematuramente nel 2010 a causa di un incidente stradale. Tanti i significati e i valori racchiusi in questo nuovo centro polifunzionale, destinato a diventare il simbolo della rinascita sociale di Amatrice, della sua popolazione e in particolare dei giovani.